ritrovati a Cattoliche dintorni. Al centro della puntata di oggi sono le esperienze dei nostri studenti. Iniziamo con Alessandra Del Bono, da poco tornata da Valencia, dove ha trascorso un periodo in Erasmus. Ascoltiamola insieme. Alessandra Del Bono, ci vuoi raccontare la tua esperienza Erasmus a Valencia? Sono partita il 6 settembre e sono stata a Valencia per 4 mesi e mezzo alla fine, perché ho incontrato successivamente un'altra cosa da fare. È stata l'esperienza, vabbè, tutti dicono l'esperienza più bella della vita, e penso che davvero sia stata la cosa più formativa che abbia mai, il percorso più formativo che abbia mai intrapreso. Perché? Che differenza trovi tra il sistema universitario italiano e quello spagnolo? Allora, è molto diverso, in quanto il sistema spagnolo è totalmente pratico. Di teorico hanno molto poco, quindi anche le lezioni che seguivo, tipo di giornalismo, si svolgevano in laboratori che erano completamente attrezzati con telecamere o speakeraggio, per esempio radiofonico, quindi erano molto, molto attrezzati, e l'università era piuttosto bella, un campus gigantesco. E qual è il laboratorio che più ti è piaciuto là? Allora, io ho seguito una lezione, che poi non ho dato l'esame, però ho seguito una lezione di documentario, teorie tecniche del documentario, ed è stato molto interessante perché infatti c'era anche una parte pratica abbastanza forte, quindi sono riuscita ad imparare cose che non avevo ancora conosciuto, non avevo avuto l'opportunità di conoscere per adesso. Perché consigliare un Erasmus ai tuoi compagni? Perché assolutamente ti cambia la vita, cioè conoscere gente che comunque arriva da tutto il mondo, perché un centro come Valencia, per esempio, accoglie comunque persone che arrivano anche da oltreoceano, dall'America, dall'Australia, e quindi ti cambia completamente la vita, ma anche, cioè, secondo me anche il carattere ti forgia un sacco, ti rende indipendente. È una cosa che non si può non fare, secondo me, assolutamente. Alessandra, tu sei tornata in Italia, ma sei subito ripartita per uno stage, ce lo vuoi raccontare? Sì, allora, a Valencia ho incontrato a novembre questo bando di stage, sempre delle relazioni internazionali della Cattolica, e ho deciso di iscrivermi. Abbastanza inaspettatamente sono stata presa, perché comunque ho detto, vabbè, ho appena finito un'esperienza, non avrei pensato di iniziarne un'altra, invece per fortuna a febbraio sono partita. E fino a giugno sono rimasta a Las Palmas a fare questo stage in un'agenzia di moda e di organizzazione di eventi. Questo è abbastanza duro, perché comunque ho lavorato, ma è stato formativo, cioè mi sono trovata molto bene, molto bene. E per il futuro adesso ti fermerai in Italia o hai già altri progetti? Il mio progetto sarebbe quello di iniziare un'università a Grenoble in Francia, un'università in inglese, e adesso, se tutto va bene, mi laurerò e invierò il mio diploma di laurea, e dovrei iniziarla a settembre, sì. Tu adesso sei iscritta allo STARS indirizzo giornalismo, e poi cosa vuoi fare? Allora, per adesso non ho ancora le idee chiarissime, però mi piacerebbe riuscire a lavorare in un ufficio stampa di qualche casa di moda, possibilmente. Conosco una ragazza che ha fatto un percorso simile e che adesso lavora, che, se non sbaglio, anche lei ha fatto la Cattolica, tra l'altro, e adesso lavora a Parigi da Dior, e quindi mi piacerebbe un sacco riuscire a fare una cosa del genere in futuro. Questo sarebbe un sogno, chiaramente. E ora vi raccontiamo l'esperienza lavorativa di Davide Franzoni, che dopo essersi laureato allo STARS con un suo compagno ha fondato un'agenzia di produzione video, la 35 Mix. Andiamo insieme a conoscerlo. Davide Franzoni, titolare dell'azienda 35 Image Mix e filmmaker. Che cos'è questa azienda molto particolare? Produciamo foto e video produzioni. Eravamo due liberi professionisti, io e Francesco Cancarini, un fotografo, e io che facevo il regista, e abbiamo deciso di unirci in questa realtà che produce foto e video. Lui parte come mio direttore della fotografia, siamo partiti così dal punto di vista video, però lui è prettamente un fotografo. Poi all'interno di ogni settore è importante specializzarsi, soprattutto perché non si può fare di tutto un po', quindi abbiamo tutti i collaboratori sia dalla parte video sia dalla parte fotografica, e questo è importante, ecco, per crescere si devono cercare quelle sinergie per le quali ogni persona sa fare il proprio lavoro. Che tipo di video producete? Ma soprattutto industriali, spot pubblicitari, siamo partiti dal videoclip,
però ad ora diciamo che non rende più, quindi siamo passati proprio all'industriale, allo spot pubblicitario. 35 Image Mix nasce in realtà molti anni fa, almeno l'idea, sui banchi dello Stars dell'Università Cattolica. In che modo vi hanno aiutato, sia te che Francesco, gli studi realizzati in università? Dal punto di vista teorico penso che sia necessario avere la base del linguaggio dell'audiovisivo. Aiuta a non rendere mai banale quello che stai riprendendo, perché cerchi sempre la seconda lettura, però è importante, dico in una maniera del 30%, l'altro 70% è capire la macchina, capire che quando si vuole esprimere un qualcosa creativamente si deve avere anche il concetto tecnico e pratico della cosa, perché una cosa non funziona o perché una cosa funziona. Saper gestire gli attori, saper gestire un set con 7 persone di troupe e 4 attori. 35 Image Mix è nata un anno e mezzo fa, eppure sta crescendo in maniera esponenziale. Quanti clienti avete al momento? La crisi c'è, secondo me ci voleva anche, perché viene scremato quello che è l'imprenditoria fatta in cattiva maniera. Non è il numero di clienti che fa il fatturato alla fine dell'anno di un'azienda, ma è l'importanza dei clienti. Di anno in anno continuiamo ad avere sempre clienti più grossi, e quindi fatturati anche maggiori, siamo contenti. Clienti più grossi significa anche lavori più belli da fare anche a livello creativo, di questo siamo contenti, oltre al fatto economico puro. Perché un'azienda dovrebbe scegliere, dovrebbe rivolgersi a 35 Image Mix per realizzare uno spot pubblicitario? Perché facciamo lavori personalizzati, garantiamo alle aziende la massima professionalità, soprattutto nelle date di scadenza, che per l'industria e per altri, per l'industria ma anche per il settore della moda, sono fondamentali, e questo è sinonimo di professionalità. E poi perché siamo dei creativi. Che consigli ti va di dare ai ragazzi che come te vorrebbero intraprendere questa carriera? La tenacia sicuramente. Ci si devono fissare obiettivi a lungo termine, obiettivi a 5-6 anni. Se dopo l'obiettivo non si riesce ad aggiungere in quei 5-6 anni, allora magari cambiare la rotta, però è importante avere un obiettivo a lungo termine, ecco, che non cambi ogni 3 mesi, perché altrimenti non si arriva a nessuna parte. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole con Silvia Mazzetti. Anni e una vita piuttosto difficile. Senza papà e una mamma alcolizzata, deve prendersi cura di quel che resta della sua famiglia, compreso Jay, il fratellino più piccolo, che spesso abbaia perché crede di essere un cane. Un giorno Lawrence decide di partecipare ad un quiz radiofonico, nella speranza di vincere un premio e portare così la mamma lontano dai guai per un po'. Ma una notte, senza che Lawrence sappia niente, la madre lascerà i due bambini da soli e scapperà. Lawrence dovrà quindi dimostrarsi adulto, prendersi cura di Jay e soprattutto cercare la sua mamma. Questo è 15 giorni senza testa di Dave Cousins. Per l'estate, come ci suggerisce il titolo, una storia avvincente che farà venire voglia a tanti lettori di essere al posto di Evelyn, anche se vorrà dire tornare un po' indietro nel tempo. Siamo infatti nel 1936, nel Kansas. La ragazzina ha sempre vissuto con Gideon, suo padre, sempre vagabondando, senza mai una casa fissa, eppure non le è mancato nulla ed è molto felice della sua vita. Fino
fino a quell'estate, quando il padre deciderà di mandarla da un amico, in Manifest, nella città dove lui è cresciuto. La ragazza è un po' spaventata e stupita della scelta del papà, eppure poco a poco si alimenterà in lei la curiosità di scoprire il passato di quel paesino, quando sotto un asse del pavimento della sua stanza troverà alcune mappe, alcuni oggetti misteriosi e delle lettere. Questa è l'indimenticabile estate di Evelyn Tucker di Claire Vanderpool. Nella bella, misteriosa e magica Torino. Il protagonista è il bravissimo orologiaio Pietro Corvo, che sogna tanto l'amore, ma a causa del suo aspetto non riesce a trovare una donna. Per questo motivo, e per mettere fine alle sue sofferenze, deciderà di costruirsi una donna meccanica, che in tutto e per tutto è uguale alla donna di cui è follemente innamorata, Irina. Ma da questa idea un po' strampalata non potranno che nascere guai e divertenti disavventure. Questa è la meravigliosa macchina di Pietro Corvo di Guido Quarzo. Anche per oggi è tutto, non ci fermiamo qui, do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20.45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su YouCut. Grazie per essere stati con noi.